Ben ritrovati, siamo in compagnia di Patrick Albertengo, amministratore di Agent Pricing. Patrick, ben ritrovato in questa Grazie mille. giornata molto lunga qui a Sinergie. Senti Patrick, parliamo adesso un po' di Agent Pricing, che è una tra le soluzioni ormai più utilizzate dagli agenti immobiliari. Ci puoi indicare però, non per chi ancora non la conoscesse, perché penso che sia ormai nota e conosciuta, però magari cerchiamo di individuare quelli che sono i vostri punti di forza. Molto volentieri. Intanto è un piacere essere qua. Agent Pricing è stato il primo software di questo genere in Italia, quindi nel 2015 siamo arrivati con il report di mercato e questo ha fatto sì che, essendo primi sul mercato, potevamo inventare un po' quello che ci piaceva. E quindi, fin dal primo giorno, da quando è nato Agent Pricing, abbiamo sempre cercato di mantenere questo spirito, ovvero quello di continuare a innovare il software. E questo credo che sia uno dei nostri valori principali come azienda. Lo chiediamo alle persone quando vengono assunte, chiediamo di mantenere una mentalità come una startup sempre. Dal 2015 ad oggi il nostro software è cambiato tantissimo e quindi chi l'ha visto ad esempio 7 anni fa si è accorto che parliamo di qualcosa di molto differente, ma riconosce il valore dell'investimento che viene fatto in ricerca e sviluppo. Questo come primo valore. Uno dei punti che ci contraddistingue sul mercato è invece la ricerca costante di dati, principalmente la ricerca di dati e compravenduto. Abbiamo iniziato già prima di Agent Pricing a raccogliere dati sul compravenduto quando in Italia non ce n'erano, ma perché non venivano resi pubblici, come lo sono invece oggi. E quindi abbiamo una banca dati che oggi ha 7 anni ed è formata da dati che provengono da fonti autorevoli, Agenzia delle Entrate e quant'altro, ma soprattutto dati delle agenzie immobiliari. I dati delle agenzie immobiliari sono estremamente importanti per una ragione. All'interno di un atto di compravendita sono presenti informazioni su quella compravendita, quali il prezzo, la metratura e il piano dell'immobile. All'incirca queste sono le informazioni. Un'agenzia immobiliare invece sa tutto di quell'immobile. Sa a quale prezzo era in vendita, sa il perché è stato venduto un determinato prezzo, quali ragioni hanno spinto l'acquirente a fare un'offerta o il venditore ad accettarla. Conosce lo stato di manutenzione, conosce la situazione del condominio, conosce tantissime informazioni e tutto questo sono un patrimonio incredibile per un'azienda come la nostra che poi li rimette a disposizione degli agenti stessi. L'ultimo punto invece, qualcosa su cui credo particolarmente, è l'assistenza ai clienti. Noi abbiamo creato un rapporto stretto con i nostri clienti. Noi oggi abbiamo circa 5.000 agenzie in Italia e abbiamo fatto una survey di recente per capire in cosa Agent Pricing avrebbe dovuto migliorare e siamo rimasti stupiti che 1.800 agenzie hanno risposto alla nostra survey. E quindi oggi abbiamo 1.800 consigli su come migliorare il nostro prodotto. Credo che questo sia un enorme valore, sicuramente un enorme valore che va incrementato in futuro e sul quale bisognerà continuare a lavorare, ma sono sicuramente queste le tre cose che spero potrà distinguere la nostra azienda. Quindi avete tanto da fare adesso con tutti questi suggerimenti che vi sono Abbiamo impiegato un arrivati. mese solo a leggerli, quindi sì, però sono preziosissimi. Certo. Senti, un elemento che vi caratterizza anche è il report di stima. Ecco, come aiuta questo report l'agente immobiliare a diventare un po' quello che è un po' il sogno di ogni agente, no? Un po' indimenticabile, in modo che accompagni il cliente un po' in tutte quelle che saranno le compravendite della sua vita, no? Allora, il report non è nient'altro che qualcosa a supporto della professionalità dell'agente stesso. Come dico sempre, noi non dobbiamo insegnare agli agenti a fare valutazioni, le sanno fare molto meglio di noi e molto meglio di qualunque software e questo non cambierà. Posso rassicurare tutti, in America, dove di dati ce n'è tantissimi da tantissimo tempo, i software di valutazione non sono ancora precisi come quello di un professionista che conosce, come dicevo prima, la zona e tutte le particolarità della zona e la storia di una zona. Quello che però il report fa è quello di dare supporto alla professionalità. Ne parlavamo stamattina nell'altra sala. Quando ci presentiamo, quando un agente si presenta dal cliente, il cliente desidera sapere a quanto può valere casa sua e quindi a quanto può venderla. Ma l'appetito viene mangiando, si dice, scoprendo quante informazioni i dati possono nascondere, al cliente vengono altre domande. Quanto tempo ci metterò?
quanti acquirenti ci sono nella zona o quanti immobili concorrenziali mio potrebbero esserci, quali sono le peculiarità di questa zona e quali non lo sono, quali particolarità ha il mio immobile che altri non hanno e che dovremmo valorizzare e quali invece potrebbero essere dei problemi. Sono tutte domande che vengono a un potenziale venditore nel momento in cui incontra il professionista e da lui si aspetta delle risposte. Sono risposte che lui sicuramente conosce, ma che messe davanti in un report scritto e oggettivo, con dati oggettivi, hanno sicuramente un effetto molto differente. Io credo che sia doveroso nei confronti di un cliente, soprattutto se ci si vuole definire un professionista, presentarsi con qualcosa di scritto e presentarsi con dati quanto più oggettivi possibili, perché solo con i dati oggettivi noi potremo convincere e portare il nostro cliente fino alla compravendita, dandogli massima fiducia e trasparenza nel processo. È anche un po' quell'evoluzione di cui si parlava tanto oggi, no? Verso l'essere considerati dei consulenti, no? Un po' gli advisor del cliente. Assolutamente sì. E l'obiettivo di ogni professionista arrivare a questo, e credo che ogni strumento, soprattutto la tecnologia in questo momento, non fanno altro che aiutare in questo processo. Tra l'altro abbiamo preparato, se si può, un brevissimo video dove sono proprio gli agenti stessi a raccontare come lo utilizzano e quindi qual è il valore aggiunto che gli porta. Allora lo guardiamo insieme. Fantastico. Abbiamo contattato diverse agenzie per farsi avere appunto delle diverse valutazioni. Io sono stato uno dei primi a presentare questa analisi di mercato. Lui, dopo un mesetto circa, è tornato da me, mi ha ricontattato e alla fine mi ha deciso di affidarmi l'incarico, e dicendomi questa frase: di tutte le altre agenzie, l'unico che mi ha presentato un'analisi di mercato completa sei stato tu. Gliel'ho fatto proprio vedere uno come nasceva e come finiva, e lui lì mi ha fatto i complimenti proprio per, diciamo, l'attenzione anche di questo tipo di attività, e mi ha detto proprio la classica frase: dimmi dove devo firmare e la casa da mettere. Quando siamo andati ad analizzare il venduto, e dopo ho avuto anche, diciamo, la fortuna di trovare un venduto a 50 metri da casa loro, che era proprio il condominio a fianco, una tipologia simile. E questo alla fine gli ha convinti a trovare il miglior prezzo. Quando gli ho presentato questa brochure fatta bene, eccetera, con tutto il report, la prima cosa che ha fatto così: ma questa è casa mia? Ha detto certo, perché io nella pagina principale avevo messo la foto della casa col suo nome, eccetera, eccetera, e poi sfogliando questa brochure ha detto: ma questa sembra una rivista che ha fatto solo per casa mia, ed è rimasta veramente estasiata da questa cosa. Nel reale venduto c'erano due case nello stesso palazzo e nella concorrenza ce n'era una in vendita da sei mesi nel palazzo davanti. È stato molto semplice chiedergli dove voleva mettersi. Era una persona motivata, ha scelto la realtà e infatti oggi probabilmente con 8 visite in un'ora la casa verrà venduta. Da queste testimonianze, Patrick, emerge quasi una sorpresa da parte dei clienti di fronte a un report così dettagliato, così preciso. Addirittura quando raccontava una brochure di casa mia, uno non se lo aspetta, no? Spesso. Ho sorriso durante tutto il video perché è un qualcosa di cui andiamo molto fieri e questa è la reazione che ci piace ricevere. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il cliente, all'inizio lo usavamo come slogan, che il cliente quando vede un report deve dire wow, e per cliente intendo il cliente dei nostri clienti, la persona che deve vendere, quando vede un nostro report deve dire wow. Deve dire wow perché deve riconoscere che dietro ci sia un lavoro pazzesco, e a tutti gli effetti c'è un lavoro pazzesco, perché da parte nostra mettiamo insieme moltissimi dati, ma la capacità di leggere quei dati correttamente e interpretarli come hanno raccontato loro, quello è qualcosa che arriva con anni di professionalità e di conoscenza del mercato, quindi mi rende molto fiero un video come questo.
Quindi diciamo che questo tipo di tecnologia mette insieme un po' quella che è la tecnologia, il valore aggiunto che può rappresentare la tecnologia con la competenza e la sensibilità della gente. Possiamo... Assolutamente sì, assolutamente sì. All'inizio, quando ci presentavamo sul mercato con questo software, la paura era quella che mettesse da parte la professionalità e la conoscenza del mercato della gente stessa. Quindi abbiamo trovato una piccola barriera. Sono sincero, la definisco piccola perché non è stato così difficile superarla. Però gli agenti all'inizio avevano paura che questo mettesse quasi, oscurasse, facesse un po' di ombra alla loro conoscenza del mercato, la sensibilità dei prezzi e quant'altro. Nuovamente, uscito fuori anche questa mattina durante i vari talk, una volta si veniva considerati bravi o si veniva interpellati, considerati un professionisti, se si avevano le informazioni. Oggi le informazioni sono estremamente più fluide, quasi tutti possiamo accedere alle informazioni, almeno a buona parte delle informazioni, non tutti sappiamo leggerle nella maniera corretta. E quindi, come accennavo prima, perdonami se mi ripeto, ma la sensibilità del professionista sta proprio lì, nel sapere quali informazioni possono servire a un cliente e quali non sono di interesse per un cliente, e sapere dare enfasi a queste informazioni e soprattutto saperle spiegare in maniera semplice. Okay. Ci racconti un po' quello che è il vostro cliente tipo? Chi utilizza il vostro servizio? Allora, la risposta semplicissima è gli agenti immobiliari. A parte gli scherzi, sono coloro che decidono di voler diventare più dei consulenti. Noi abbiamo da agenzie formate da una persona fino ad agenzie formate da 100, da 100 agenti, e quindi non possiamo, passami il termine, perdonami, clusterizzare i nostri clienti sulla base della grandezza della loro struttura. Non vi sono particolari differenze neanche in termini statistici tra ci usano più agenzie grandi o agenzie piccole. La realtà dei fatti è che generalmente ci usa l'agente immobiliare che vuole distinguersi sul mercato. E anche questo non vuol dire che sia nuovo sul mercato e che abbia quindi bisogno di uno strumento per distinguersi. In realtà quasi tutte le agenzie storiche delle principali città utilizzano il nostro software. Quindi non è neanche un discorso di bisogno di differenziarsi perché non ho altri valori. Se ho un'agenzia storica, molto probabilmente i clienti già mi conoscono e si fidano di me. Non ho bisogno di un report per far vedere che conosco il mercato, ma questo aumenta la mia professionalità. Presentare un qualcosa di scritto, qualcosa di oggettivo, qualcosa supportato da dati, è un qualcosa che non è solo appannaggio di chi è nuovo sul mercato, ma è assolutamente utilissimo anche a chi è sul mercato da 50 anni. E su questo uno degli esempi che mi piace portare è quello di un'agenzia storica di Torino, molto molto grande. Torino è una città dove siamo noi come sede, e il fondatore è una persona di circa 60 anni circa, ed è forse una delle persone, degli agenti immobiliari più giovani che io conosco, più giovani di testa. Lui è stato uno dei primi a guardare il software, a dirci: io questo lo voglio presentare ai miei clienti, lo voglio presentare ai miei clienti, ma voglio anche queste modifiche. Eppure lui non ne aveva bisogno. A Torino, su un milione di abitanti, sono sicuro che 990.000 conoscono il suo nome e sanno perfettamente chi è e sanno quanto è bravo. Non ne avrebbe avuto bisogno, non gli avrei mai proposto agent pricing. E invece è stato uno dei primi a dirmi: io di questo non ho bisogno, non fa altro che aiutarmi a essere più professionale. Quindi lui ha sorpreso voi come voi avete sorpreso lui. Capita spessissimo, questo capita spessissimo. Uno dei segreti nascosto dentro agent pricing è che buona parte delle sezioni di agent pricing sono frutto di storie che ci raccontano i nostri clienti. Capita che noi facciamo una chiamata a un cliente, magari per chiedergli come va col software e di cosa può aver bisogno, e il cliente stesso ci dice: bellissimo, fantastico, peccato, mi piacerebbe che in questa sezione ci fosse questo, perché quando parlo col cliente mi piace mostrargli il mercato in questo modo. Il nostro grafico finale è conosciuto perché è molto rappresentativo del nostro report. È un agente immobiliare che ci ha spiegato. Lui prendeva con la penna e sul nostro report, dove noi mettevamo il prezzo, lui disegnava un grafico e faceva vedere al cliente: questo è il prezzo delle case in vendita, questo è quello delle vendute, tu dove, a quanto vuoi vendere? E il cliente diceva 500.000. Lui con la penna prendeva e disegnava la linea dei 500.000 euro. Diceva: vedi che sei fuori dal mercato, sei molto lontano dal mercato. Quando ci ha raccontato questa storia, una settimana dopo avevamo implementato il grafico, perché ritengo che sia un valore aggiunto, e l'esperienza degli agenti non fa altro che essere condivisa in questo modo.
Bene, Patrick, ti ringrazio per questi spunti, per averci raccontato la vostra realtà e per essere stato qui presente a Sinergie. Grazie mille a te, è stato un piacere e buona continuazione. Grazie.